Si svolgono in tutte le direzioni le indagini sul ferimento del giornalista Luigi Necco, raggiunto da colpi di arma da fuoco ieri a Mercogliano, vicino ad Avellino. L'attenzione degli investigatori si sofferma però in particolare sulla matrice camorristica dell'agguato. Si ritiene che qualche aspetto dell'attività professionale di Necco sia parso pericoloso ad ambienti legati alla camorra. Le condizioni del ferito sono giudicate soddisfacenti dai sanitari. Luigi Necco è adesso in una clinica di Napoli, dove lo hanno raggiunto nuove testimonianze di solidarietà, tra le altre quelle della società e della squadra di calcio dell'Avellino. In mattinata al giornalista era giunta anche una telefonata del Presidente della Repubblica Pertini.